Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra sala consigliare. Benvenuti ai giornalisti, alle testate giornalistiche, alla carta stampata, a tutte le associazioni di categoria, agli ordini professionali, che ringrazio vivamente non soltanto per la presenza, ma anche per il lavoro di concertazione che è stato fatto, che ha consentito poi all'attività produttiva, all'assessorato capitanato da Riccardo Cinandieschi, di poter mettere a disposizione un finanziamento a fondo perduto che va ovviamente che colpisce in senso positivo le piccole e medie imprese locali in un momento in cui è scontato dirselo, tutti voi lo sapete anche forse meglio di me, in quanto tutti i giorni a contatto con il mondo degli imprenditori, con il mondo del lavoro, con il mondo reale, quello che ha sofferto, quello che ha trovato difficoltà, quello che ha subito le costrizioni non soltanto relazionali, sociali dalla pandemia, ma anche la riduzione della capacità lavorativa, della capacità produttiva, quindi della capacità di impresa. Ovviamente un comune con un bilancio di 80 milioni di euro circa ha delle limitazioni, però nonostante questo siamo riusciti a mettere insieme, oltre al prestito sociale che ha avuto un grandissimo successo, abbiamo fatto 3 bandi se non vado errato, anche un altro finanziamento da 200.000 euro a fondo perduto, come dicevo, per le imprese. Ovviamente questa destinazione è stata concertata insieme a voi e andrà essenzialmente a favorire le attività di promozione, di rilancio, di ripartenza delle imprese, andrà a favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno delle attività artigianali, commerciali, lavorative e imprenditoriali. Ringrazio anche qui la Presidente Perici della Consulta che ha sicuramente coadiuvato nel raggiungimento di questo importante obiettivo, Presidente della Consulta della Disabilità. E poi, in ultimo, last but not least, come direbbero gli inglesi, va a favorire anche tutte quelle attività che serviranno essenzialmente a limitare il rischio del contagio pandemico. Tutti voi sapete che non siamo ancora fuori dal pericolo, nonostante la copertura vaccinale avanzi in maniera più o meno rapida a seconda anche delle regioni in cui ci troviamo e sia vicino al 50% di copertura. Tutti voi state seguendo il dibattito intorno al Green Pass e quant'altro. Purtroppo abbiamo 2 varianti, la variante dominicana e la variante delta, che spaventano, e su questo voglio aprire una piccola parentesi relativa al nostro territorio, la provincia di Grosseto, che è sempre stata, tra virgolette, meno colpita rispetto a tante altre province, tranne una settimana in cui andavamo in zona rossa come comune di Grosseto, siamo stati lambiti dal Covid-19 rispetto ad altre realtà toscane, ma soprattutto italiane di altre regioni. Ecco, purtroppo in questo periodo, proprio nella nostra provincia di Grosseto, forse anche a causa del grande accentramento, addensamento, aggregazione antropica, turistica, no? Perché stiamo avendo veramente un'affluenza turistica. Io ogni giorno sono nei campeggi, negli stabilimenti balneari, ieri sera ero in un campeggio privato, veramente un'affluenza turistica come quest'anno, a meno che voi non mi smentate, non c'è mai stata. Addirittura si parla di aver raddoppiato per il mese di riferimento le presenze dell'anno scorso, che già, seppur partite in ritardo, comunque erano rispetto alla media degli ultimi 30 anni superiori. Quindi speriamo che continui così, però bisogna stare molto attenti, perché proprio Grosseto, rispetto a tutte le altre città della regione toscana, sta avendo, percentualmente parlando, un rischio appunto di diffusione pandemica, anche perché i tamponi che vengono fatti sono pochissimi, e avere 28-30 casi rispetto ad una media inferiore a livello regionale ci deve comunque allertare. Ecco. Detto questo, andiamo avanti, ricominciamo a vivere, cerchiamo di far ripartire le nostre aziende, l'entusiasmo c'è, la motivazione vedo che sta rinascendo, e noi, grazie all'impegno dell'assessore Cinandieschi, che ringrazio sinceramente, siamo riusciti a fare questo finanziamento. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni, sono previsti due scaglioni subito. Perfetto. Quindi sono previsti 2 scaglioni, uno fino a 1.500 euro per le microimprese e uno fino a 3.000 euro per le piccole imprese. Ovviamente non potranno far parte di questo tipo di percezione di finanziamento coloro che hanno già beneficiato del famoso prestito d'onore a cui facevo in premessa riferimento e che comunque nell'anno 2021 hanno intrapreso
delle azioni finalizzate a far ripartire l'economia del territorio, come dicevo, con iniziative di promozione, rinnovamento, adeguamento della propria immagine, attraverso sistemi di comunicazione e marketing innovativi e iniziative volte a migliorare l'accessibilità alle persone disabili e nuove misure di sicurezza legate al contenimento del contagio. Finisco come ho cominciato, ringraziando in primis l'assessore Cinaneschi, il dirigente festeggiato, i funzionari che hanno lavorato insieme a te, insieme alla Giunta e soprattutto insieme a voi, care associazioni e cari ordini professionali, perché secondo me questa è una risposta importante in un momento difficile, commisurato a quelle che sono le possibilità massime di sostegno da parte dell'amministrazione comunale. Quindi vi ringrazio tutti e passo la parola all'assessore Riccardo Cinaneschi.